Baby K con venerdì 12 minuti dopo le 10, ritorniamo dopo questa sequenza di canzoni, colonne sonore dell'estate 2016 e insieme a me, come potete ben vedere, non sono sola, accanto a me il sindaco di Bova Marina, l'avvocato Vincenzo Crupi e il presidente della consulta giovanile di Bova Marina, Leo Plutino. Buongiorno. Buongiorno. Oh, qual è lo scopo di questa, ecco, di questo incontro? Sicuramente di cosa? È la notte bianca 2016. Beh, domenica ci sarà notte bianca a partire dalle ore 21. La via nazionale si trasformerà in un'enorme isola pedonale con musica, spettacoli folcloristici, artisti e tantissime iniziative. Sì, è una nuova edizione della notte bianca bovese, un'edizione più ricca, più coinvolgente, sicuramente più partecipata. La notte bianca è ormai da alcuni anni l'appuntamento clou dell'estate bovese, estate bovese che è ricca di appuntamenti. Siamo partiti sin dal mese di luglio e continueremo fino al 28 agosto. Iniziative all'insegna della musica, del teatro, della cultura, dello sport, dell'arte. Fra tutti questi appuntamenti il più atteso da parte dei bovesi ma anche dei tanti turisti che ogni anno trascorrono le vacanze nella nostra cittadina è appunto la notte bianca, che ha una duplice valenza: da un lato dare anche un supporto alle attività produttive che in questi periodi insomma hanno qualche difficoltà come è noto, e dall'altro però attraverso questo evento valorizzare e promuovere il nostro territorio, le eccellenze che ci sono a partire dai prodotti tipici ma non solo, quindi l'auspicio è che sia veramente una notte all'insegna del divertimento, ma anche una notte che diciamo ognuno di noi possa passare in tranquillità. Bene, questa è una breve introduzione di quella che sarà la nostra intervista alla sindaco di Bova Marina e alla presidente della consulta giovanile Leo Plutino. Lasciamo spazio alla musica e poi ritorneremo subito a parlare nello specifico di quello che avverrà nella manifestazione clou di Bova Marina e poi tante altre domande sempre inerente alla culla, ecco, della cultura enofona. A tra poco. Da con Stella Cadente, ritorniamo in diretta a Radio Studio 95 Melito TV per chi avesse acceso la radio e la televisione, che siamo in contemporanea radio televisiva insieme allo staff, ecco, di Radio Studio 95 Melito TV. C'è il sindaco Vincenzo Crupi di Bova Marina e il presidente della consulta giovanile di Bova Marina, Leo Plutino. Con il sindaco precedentemente abbiamo introdotto di quello che verrà nel corso, ecco, della manifestazione La Notte Bianca, che lo ricordo sarà domenica 14 a partire dalle ore 21 fino a notte tarda, quindi sicuramente si raggiungerà l'alba con le varie manifestazioni. Ecco, però adesso andiamo nello specifico a scoprire il programma della Notte Bianca. Sì, e come avevo detto prima il sindaco, è molto ricca questa edizione della Notte Bianca. Una notte bianca che ormai è basata molto sulla tradizione, abbiamo messo tanta arte, c'è lo sport, c'è tanta musica e non mancherà sicuramente il divertimento. Notte bianca, in questa notte bianca innanzitutto saranno aperti tutti e tre musei del nostro comune, nello specifico il museo agropastorale accanto agli edifici comunali. Poi ci sarà una mostra di pittura a cura dell'associazione Calliurghia, che in questi giorni sta facendo dei laboratori pratici insieme a bambini, e poi faranno l'esposizione proprio nella notte bianca. Poi su Corso Umberto I, nella sede dell'UTTLB, ci sarà un'altra mostra di pittura, e poi credo che ci sarà aperta la Pinacoteca, che è stata inaugurata qualche giorno fa, quindi per quanto riguarda l'arte. Poi, per quanto riguarda lo sport, avremo alle 22:30 in Piazza Stazione la prestazione alla cittadinanza, ovviamente anche ai turisti, ai tanti enti sportivi e ai tanti negozianti che fanno da sponsor, della nuova Polisportiva Bovese, che andrà a affrontare la stagione di prima categoria e quindi verrà presentata al pubblico. Per quanto riguarda lo spettacolo,
Abbiamo tre spettacoli da strada con tre band locali, di cui una pure di Bomarina, che sono il Roadhouse, una rock band, e poi il Revellini Band, che per il secondo anno è una banda country, sarà a Bova Marina e la Notte Bianca, e poi avremo l'animazione folcloristica a cura del gruppo Folk Stella del Mare. Nei palchi fissi, diciamo, inizieremo alle 9:30 in Piazza Municipio con una commedia teatrale a cura del gruppo Palcoscenico 91, che è Simensa Miracolosa. Poi, sempre nell'altro palco, all'altezza Ponte d'Andrea, ci sarà la scuola di danza, il centro studi danza di Sabina Maesano, che presenterà un saggio di danza con la propria scuola. E poi ci sarà lo spettacolo finale in Piazza Stazione, anche in collaborazione col Palerizza, che sono i Kumelka e Ciccio Nucera in concerto. Il tutto con tanta animazione per strada, con gli artisti di strada, i volieri dell'associazione Giacole Reggio, e quest'anno la novità dei Takaboom, la street band, una delle street band più importanti italiane all'estero, che ha vinto dei prestigiosi premi, che sarà ad animare le nostre strade tutta la serata. Non mancheranno gli stand gastronomici come al solito, i negozi aperti tutta la notte, le bancarelle, tanto artigianato. Abbiamo avuto tante richieste di hobbisti e artigiani che volevano esporre la nostra notte bianca. Saranno ben accolti e aspettiamo solo altre persone. Sicuramente la manifestazione è volta alla valorizzazione del territorio e anche ha visto una forte presenza degli operatori commerciali, quindi ringraziamo anche l'esponente, quella rappresentante degli operatori commerciali, Beatrice Dieni. Sì. Sì, noi prima di partire con l'idea della Notte Bianca, ovviamente che era un'idea ormai, noi abbiamo un appuntamento fisso ogni anno, che è il 14 agosto, con la Notte Bianca, che abbiamo preso e continuato. Quest'anno abbiamo voluto fare una riunione proprio con gli operatori commerciali. Tra operatori commerciali è uscita una rappresentante che è stata con noi, ha collaborato, diciamo, attivamente alla realizzazione. All'interno della tradizione, mi sono dimenticato di dire la cosa più bella: quest'anno a fine manifestazione abbiamo messo, di solito si finisce con i fuochi d'artificio, noi quest'anno finiamo con il ballo du canid, che abbiamo notato che è qualcosa che piace tanto sia ai turisti ma alle persone anche locali, che attira molto. Quindi abbiamo pensato nella tradizione di lasciare questo ballo finale. Quindi la particolarità di quest'anno della Notte Bianca è il ballo du canid, e altre novità rispetto alla scorsa? E ce ne sono tante, le abbiamo detto prima: ci sono i Takaboom, per esempio, che non c'erano mai stati, c'è molto più artigianato rispetto agli altri anni, ci saranno chi venderà l'usato con una specie di mercatino delle pulci, che ci ha detto espressamente vogliamo venire anche noi. Poi, se diciamo tutte le sorprese, poi vengono meno, quindi è giusto anche scoprirle piano piano cose. E poi quest'anno ci sarà la diretta di Tele Bava Marina, che è una novità rispetto agli anni precedenti. Non lo vuol dire, perché era il sindaco ci tiene tanto a dire. Facciamo un po' di pubblicità anche a Tele Bava Marina. Ecco, lo stand ci segue sempre. Lo studio mobile sarà presente a Bava Marina e riprenderà quello che sono i momenti più topici, quelli più entusiasmanti della Notte Bianca. Ecco, il comune di Bava Marina in questi ultimi anni si primeggia per l'organizzazione di molti eventi culturali, quindi sicuramente la Notte Bianca è il clou delle manifestazioni per quanto riguarda l'estate nell'area grecanica, ma ecco, il comune organizza tantissimi incontri letterari, si contano circa oltre 50 eventi culturali. Con una domanda che viene spontanea, che vorrei farle, ecco, ripartire dalla cultura, perché? Ma perché la cultura è la cultura in senso ampio, è alla base di tutto, il lievito necessario per la crescita di una comunità. Il nostro cambiamento deve essere innanzitutto un cambiamento culturale, un cambiamento di mentalità, un cambiamento di modo di fare e di agire. Noi dal 12 luglio abbiamo esteso su tutto il territorio il sistema di raccolta differenziata. Devo dire che i cittadini stanno rispondendo a grande, tranne alcuni che continuano, insomma, a essere civili, ma come abbiamo anche detto, i controlli ci sono, ci saranno. Ieri c'è stata un'altra
un'altra denuncia. Il fatto della raccolta differenziata è anche un fatto culturale, cioè per me quando si parla di cultura significa che è soltanto che bisogna aver letto, studiato la Divina Commedia, quindi è proprio un modo di essere. Quindi la cultura è la base di tutto. Noi abbiamo fatto oltre 50 eventi culturali, non solo strettamente letterari, ma anche artistici, ma anche la Notte Bianca, ecco, che Notte Bianca ovviamente musica, divertimento, balli, suoni, come giusto che sia, anche shopping, perché i negozi per fare anche pubblicità alle proprie attività, come è tradizione, metteranno dei saldi, quindi è un'occasione per fare qualche acquisto a buon prezzo, però ecco, volutamente noi abbiamo inserito anche questi momenti culturali con la Pinacoteca, il Museo Agropastorale, le diceva insomma Leo Plutino, quindi non mi voglio rivedere. Quindi la cultura è importante, anche questa mostra di cui parlava Leo Plutino. Ieri c'erano più di 30 ragazzi nel cortile della biblioteca impegnati in questi laboratori didattici, ed è veramente una bella cosa vedere tutti quei bambini. E diciamo, al riguardo voglio anche ringraziare tutte le associazioni che si spendono nel territorio gratuitamente, perché come abbiamo detto tante volte, poi da soli non si va da nessuna parte, l'unione che fa la forza. Quindi ecco, colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che si spendono nel territorio e che hanno dato anche la loro collaborazione, perché l'estate bovese sia stata un'estate veramente all'altezza, un'estate diciamo che ha suscitato grandi apprezzamenti fra i cittadini residenti e i tanti vacanzieri. Quindi a Bova Marina c'è la musica, c'è il divertimento, c'è la cultura, ma si parlava anche delle spiagge. Le spiagge libere più belle d'Italia sono al sesto posto. Sì, una rivista internazionale ha selezionato 10 località in tutta Italia, assegnandole questo titolo di spiagge libere più belle. Al sesto posto c'è Bova Marina. Bova Marina viene accostata a mete come San Vito Lo Capo, come Palinuro, come il Golfo di Rosé in Sardegna, quindi mete molto, molto rinomate. È un motivo di grande soddisfazione, un motivo d'orgoglio, non solo per l'amministrazione, ma soprattutto per la comunità di Bova Marina. Tra l'altro Bova Marina ha avuto altri riconoscimenti: Legambiente per l'ennesimo anno ha assegnato le vele, e anche l'Associazione Nazionale dei Pediatri, il terzo anno consecutivo che assegna la bandiera verde, che sta a significare che la spiaggia di Bova Marina è una spiaggia a misura di bambino. Tra l'altro quest'anno, come gli altri anni, quest'anno devo dire ancora di più, un mare veramente pulito. La raccolta differenziata non ha fatto altro che migliorare ancora, rendere ancora più accogliente il paese, perché non si vedono questi cassonetti della spazzatura lungo le strade. Quindi un paese che sta rilanciando alla grande, e credo che continueremo in questa, la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta, e quindi continuando su questa strada Bova Marina potrà tornare ai fasti del passato, quando era una delle mete più ricercate di tutta la fascia ionica. Sicuramente nell'area grecanica è un fiore all'occhiello molto prezioso. Noi ci avviamo alla conclusione della nostra intervista, ma prima di concludere una domanda: perché venire alla Notte Bianca? È una bella domanda. Perché venire alla Notte Bianca? Perché sicuramente ci sarà, come dicevo, tanto divertimento, si potranno fare tante cose, una bella serata sia per i giovani sia per le famiglie, perché c'è anche un'organizzazione collaudata, quindi si potrà anche, ci saranno tantissime persone, anche con i bambini, una famiglia che ha bambini piccoli che solitamente evita di andare nella dove c'è un po' di confusione, ma ne varrà la pena, perché ecco, ce ne sarà per tutti i gusti.
ci potrà essere l'occasione, dicevo, anche di fare dei buoni acquisti, un modo anche per conoscere la nostra cittadina. Credo che chi verrà non si pentirà della scelta che avrà fatto, e infine, ecco, voglio anche ringraziare, oltre alla consulta, i commercianti, le associazioni, anche le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato che appunto contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione. Venire alla Notte Bianca perché è veramente un evento unico. Quindi noi ringraziamo il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Curupi. Grazie a voi. Il presidente della consulta giovanile. Io volevo aggiungere, perché il programma RIC, mi sono sicuramente dimenticato qualcosa. Mi ero dimenticato l'esempio bellissimo dei nonni sprint, che per il secondo anno una scuola di danza, diciamo, di diversamente giovani, si esibisce alla Notte Bianca. Noi quest'anno veramente avevamo pensato, diciamo, magari quest'anno no. Loro ci hanno chiamato, ma perché quest'anno? E allora abbiamo deciso ancora una volta i nonni sprint. E quindi li ringrazio anche pubblicamente perché hanno voluto far parte di questo programma di quest'anno. Quindi una manifestazione che accoglie diverse fasce generazionali, sì, quindi per tutti i gusti. Dai gonfiabili dei bambini alle danze per i più grandi. Quindi invece di dire perché venire, io faccio la domanda all'inverso: perché non venire? Appunto, Notte Bianca Bovese 2016 da visitare, da venire dalle 21 in poi fino a notte tarda sarà, ecco, questa manifestazione si terrà e lo studio mobile di Merito TV sarà lì presente a riprendere tutte le immagini, ecco, i momenti più topici. Vi ringrazio. Grazie a voi. E alla prossima. Buona giornata e dell'ascoltatore e degli spettatori. Grazie. Ciao.